questo chiudo. Io volevo sì rispondere sia al nostro preside che al sindaco dicendo che la cosa straordinaria di oggi e del discorso che il sindaco ci ha fatto, e ragazzi ne sono testimoni, è che il nostro sindaco ha fatto un discorso conclusivo di autogestione, e ditemi se è vero, che ha abbracciato tutti gli ambiti e i discorsi che noi abbiamo fatto nel corso della settimana. È una cosa bellissima perché il nostro sindaco, per quanto tipo ne abbia saputo e sa che noi abbiamo fatto questo movimento, non è stato con noi, non conosceva i contenuti, eppure abbiamo parlato di diritti delle donne, abbiamo parlato di banche, delle banche che un po' governano l'Europa, dei problemi che ci sono in Italia e di tanti anche altri argomenti. Ebbene, voi se avrete seguito il discorso, ha abbracciato davvero tutti i punti che abbiamo fatto durante la settimana, quindi questo è stato il senso della nostra autogestione, che ragazzi rispetto a un vostro discorso abbiano ascoltato e vi sappiano rispondere su quello che voi ci dite e fare informazione. Questo noi siamo contenti, che la nostra autogestione è servita. Okay, ringraziamo quindi il prese per queste parole. Quindi praticamente ci ha detto che siamo stati bravi e penso che ce lo meritiamo, perché comunque siamo stati bravi davvero. Ringraziamo ulteriormente il sindaco per quello che ci ha detto, che ci ha confermato quindi quello che stai dicendo da poco prima del sorriso. E allora effettivamente questo è l'inizio del nostro nuovo cammino verso l'informazione. E siete stati meravigliosi tutti quanti, è stata una settimana bellissima e concordo con l'impresa, perché non abbiamo fatto nessun danno, anzi siamo solo aiutati, abbiamo solo fatto il nostro bene, abbiamo fatto solo il nostro bene, abbiamo fatto il nostro meglio, quindi sì, fate un applauso per noi. Qualcuno di voi vuole fare un intervento? Vuole dire qualcosa? Sindaco, la cosa bella, noi prima lo dicevamo ai ragazzi prima che voi arrivaste, è che abbiamo notato un cambiamento in loro. Dai primi due giorni, quando noi abbiamo iniziato, abbiamo detto facciamo auto. Questa settimana si diceva che la scuola non è un laboratorio di politica, però abbiamo trasformato la scuola in questa settimana in un laboratorio di lezioni di la visita, per quello che c'è dello Stato. Accompagniamo l'uscita del sindaco con un forte applauso, ragazzi. Grazie ancora. Dicono una cosa rappresentanti, forse ce la meritiamo, grazie. Secondo me non potevamo finire meglio di così, cioè non c'è fine più bella di questa assemblea bella ordinata, con voi tutti qui ad ascoltare, con il sindaco, che è la conclusione più bella che abbiamo trovato. Ecco sì, come dice Nico, anche sperando che ciò continui durante l'anno. Cioè, sarebbe bello anche vedere durante l'assemblea istituto, vedervi comunque così, sarebbe davvero bello per noi. Vuol dire che avete imparato davvero qualcosa se l'assemblea. Insomma, lui va nel dettaglio perché vorrebbe dire delle cose e gli già ho la parola. Perché guardate, sono cose che mi ha detto prima, ma in privato, sinceramente sono rimasto un po' contento, ho detto bravo Domenico, dopo devi dirlo a forza davanti a tutti. Allora, ragazzi, sono cose che a me piacciono queste. Soprattutto perché ha chi è dovuto, perché se lo merita. E ringraziamento sicuramente alla sicurezza per averci aiutato a mantenere l'ordine. Poi un ringraziamento all'organizzazione, a tutti quelli che con noi hanno passato i pomeriggi qui a lavorare, a fare la programmazione.
a vedere cosa va a fare il giorno dopo. Un grazie, proprio un grandissimo grazie a Miranda che ci è sempre stato dietro a seguirci, che ci è sempre aiutato. Grazie alla professoressa Diana, alla professoressa Cimbina, che sono qui con noi, che non sono intervenuti. Grazie, grazie. A Marco Cavaliere che è venuto a fare la presentazione del suo libro, dobbiamo ringraziare anche lui. Poi vabbè, tutti i professori che ci hanno aiutato, comunque ci hanno sostenuto, la professoressa Bagnato, tutti quanti. Scusate magari se ne era scappato qualcuno, ma esatto, è emozionante il momento. Io voglio che faccio solo che senso l'elenco, perché ci tengo davvero. Dove ne viene e poi tu ringrazio me. Perché ho saltato nelle persone di proposito. Okay. Allora, come ha detto Alessio, vorrei ringraziare la sicurezza in generale, ma in particolare a un paio di ragazzi. Non ci sente! Vorrei ringraziare in particolare un paio di ragazzi che prima di far partire questa autogestione, io non conoscevo bene, nemmeno noi, diciamo, in generale. Ci avevamo poca confidenza, e questi sono Andrea Lucia e per gli altri Domenico Grandinetti. Aspettate, anche un altro ragazzetto speciale va al nostro boss della sicurezza indiscusso, Roman, che nonostante avanti e indietro, piano ritorno per far sì che andasse tutto bene, cioè al signor Pietro, ragazzi. È stato una delle persone che ci sono proprio sempre davvero attaccato al primo piano, ha intervenuto a dibattiti, ha detto cose importanti di loro, ragazzi. Mario! Ma tutti prima esco. Cioè, è possibile che il sabato restiamo 4 classi a scuola? È impossibile, quindi. La pronuncia si può andare. Sì. Che nonostante non sia rappresentante d'istituto, ci ha appoggiato al massimo tutti i giorni, tutte le mattine e tutti i pomeriggi. Allora raga, una foto di gruppo dobbiamo farla a forza, quindi 1, 2, 3, 4, 5, Ilenia, aspetta, vabbè, faccio fare prima uno a noi 6, diciamo, siamo 6, giusto? Ok. Poi vorrei fare un'altra foto, la verità, con noi più quelli della sicurezza che sono stati insieme a noi tutti i giorni, compresi i pomeriggi, Valentina, Alessandra, Francesca, Chiara Sacco, Francesca l'altra, Martina, Ernestino, Nicolazzo, Fabio Nicolazzo pure. Sono lusingato. Comunque, grazie oggi, cioè davvero grazie a tutti quanti. Siete tutti bellissimi. Comunque aspettate un attimo, dobbiamo restare un'altra ora qua, ma davvero siamo solo questi oggi.